faremo una lezione con la Commissione Promozione e Sviluppo, che, a cui è stata data, con la premessa che abbiamo detto prima, che abbiamo fatto un comitato nel comitato, cioè un settore che si interessa solo della promozione e dei bambini fino a 10 anni, abbiamo ragionato e abbiamo dato mandato a una commissione, che vi è stato dato anche, diciamo, questo progetto, che è una fiche progettuale, ci sono solo dei richiami di quello che poi spiegherà il Presidente della Commissione, Gennaro Muscarillo. Sono degli appunti fatti e delle riflessioni di una esperienza cinquantennale, non tanto dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista relazionale, e andrà a sviluppare un argomento molto particolare. Noi tutti, o la maggior parte, pensiamo che il rapporto nella palestra è un rapporto a due, istruttore-allievo. Non è così, è un rapporto a tre, dove c'è l'interazione tra istruttore, immaginate un triangolo, l'apice è l'istruttore, ma l'istruttore deve interagire con il bambino motivandolo, ma deve interagire anche con il genitore aiutandolo a capire qual è la nostra mission, perché è un rapporto a tre che si persegue, si continua, ed è il rapporto istruttore-genitore, genitore-figlio, genitore-maestro-figlio-maestro, e quindi è un rapporto continuo. E su questo argomento hanno elaborato un bellissimo lavoro che impiegherà un'oretta per spiegarvelo. Dopodiché faremo una lezione col maestro Piccirillo. Come già è stato anticipato da prima, l'idea era quella di, da tempo, quella di creare, diciamo, una sorta di comitato parallelo che andasse nella direzione che adesso vi stiamo cioè praticamente un comitato, una federazione, qualsiasi cosa, deve avere una duplice capacità di andare avanti. Per troppo tempo sui comitati si è sempre parlato delle gare, delle organizzazioni, delle cose, invece è giusto che si continui a parlare delle gare, degli campionati, di tutto quello che volete, ma è anche giusto che si cominci a parlare di quella che è la fascia più importante che popola le nostre palestre. Parlo del 90% delle persone che viene nelle nostre palestre e che non gli interessa né l'agonismo né le tecniche, almeno fino a una certa età. Il lavoro che abbiamo fatto, infatti, è dedicato soltanto ai bambini che vanno da 4 anni ai 10 anni. Quindi la fascia, diciamo, più corposa della popolazione ciclistica, e soprattutto è quella che porta i soldini in palestra. E noi ogni tanto ci dimentichiamo che noi viviamo in questo, che noi viviamo in questo. Allora bisogna prestare l'attenzione giusta a questo problema. E come diceva Bruno, noi abbiamo fatto l'errore di avere come interlocutore il ragazzo e il bambino. Non è solo quello. Chi porta, chi decide quale sport fa fare al proprio figlio? La mamma. Io per mamma intendo dire la famiglia, quindi non faccio riferimento esclusivamente alla mamma. Lo dico per semplicità, ma lo dico mamma intendo dire la famiglia, il padre, la madre, cioè. È la mamma. La mamma è quella che decide quale sport far fare al proprio figlio, in relazione ai bisogni psicofisici dei bambini. Se una mamma si accorge che il figlio ha qualche problema, qualche cosa,
si mette lì e dice quale sport può essere di aiuto a tuo figlio. E sceglie. Noi abbiamo la fortuna di avere una disciplina fondamentale sul piano educativo. Abbiamo la fortuna di avere una disciplina sportiva che racchiude in sé tutti i presupposti per una crescita omogenea, una crescita psicofisica del giovane, del ragazzo. E molto spesso noi ce ne dimentichiamo. Il Covid che ci ha colpito, ed è qui che io vorrei veramente la massima attenzione. Io ieri ho parlato la stessa cosa con i giovani, gli aspiranti allenatori e gli allenatori, che ritengo sia la fascia più importante, perché ormai noi siamo strutturati, ognuno ha le proprie idee, ha le proprie cose, cioè. Invece nei giovani è possibile ancora intervenire e far capire che oltre a saper fare lo sottocari dobbiamo saper fare altre cose. Allora, il Covid-19 è una pandemia. Le pandemie ce lo insegna la storia. L'ultima pandemia è stata la spagnola. Guarda caso era la stessa cosa. Era un'influenza che è durata in Europa oltre 3 anni, producendo oltre 1 milione di morti. Molti hanno pensato che questa pandemia arrivava a settembre e la cosa finiva. Molti si sono cimentati, diciamo, in allenamenti esotici, malgrado qualcuno, io, che sugli scritti, su quello che ho detto, ho sempre detto: approfittiamo della chiusura delle palestre non per giocare. Mettiamoci insieme, cerchiamo cosa fare in relazione a quello che sta succedendo. Insieme a tanti amici che sono descritti poi qua sopra, ci siamo riuniti dal mese di maggio fino a giovedì scorso e abbiamo discusso cosa si doveva fare, cosa si può fare. In relazione a una pandemia, e vorrei ricordare questo, una pandemia è come la guerra. Quando finisce, lascia cambiamenti totali sull'aspetto sociale, sull'aspetto morale, sull'aspetto associativo, cioè è una rivoluzione. E come tutte le guerre, alla fine c'è chi si è arricchito e chi è andato sotto. E perché c'è chi si arricchisce e chi no? C'è qualche cosa che cambia? Dicevo, c'è chi va sotto e chi, approfittando in maniera anche legittima, non dico, si arricchisce. Perché quello che si è arricchito, pensate, a cosa succedeva dopo? Se noi pensiamo che non succeda niente, o che non è successo niente, nelle nostre palestre siamo frustrati. Il nostro è uno sport di contatto estremo. È quello che pagherà e paga di più il Covid. Allora noi, se vogliamo sopravvivere o vivere piuttosto bene, dobbiamo cambiare il passo. E cambiare il passo non significa fare un judo diverso. Il judo è perfetto. Il judo come disciplina sportiva è perfetto, si attiene a tutto ciò che ci offre la vita, si va a mettere al posto giusto laddove ce n'è bisogno. Dove è possibile cambiare ed elevare il nostro livello? Nel rapporto con l'allievo, nel rapporto con i genitori. Noi dobbiamo fare in modo che chi viene in palestra, perché per fortuna attratto dal fatto che il judo è ancora visto come uno sport estremamente educativo, il judo è visto come una medicina per i figli, ed è questo che noi dobbiamo fortemente incidere. Il judo, oltre che essere sport, è una medicina che le mamme devono dare ai propri bambini. Allora, la prima domanda che ci dobbiamo fare, io adesso c'è questo muscoletto, ci stanno dei
delle cose iniziali, poi io spiegherò. Allora, la prima domanda: chi è che sceglie di fare, quale sport fa fare? Abbiamo già detto prima, la mamma. Seconda domanda, importantissima: che vuole la mamma del giudice? Che vuole? Ponetemi questa domanda. Questa signora che mi ha portato il figlio, che vuole dal giudice, da me maestro? Allora, noi ci troviamo di fronte a questa domanda, a questo interrogativo al quale molto spesso non diamo risposte, ma perché noi, per noi fa parte, diciamo, di una cosa esterna. Non è così, non è così. La domanda che il genitore si pone è legittima e noi dobbiamo dare delle risposte precise e intelligenti. Allora, perché diventa importante questo? Perché io ho visto delle statistiche sul piano pubblicitario. Queste statistiche hanno dimostrato che gli sport cosiddetti minori non hanno nessun beneficio da qualsiasi tipo di pubblicità che vai a fare. Metti manifesti, spot televisivi, non servono a nulla, non servono a nulla, si perde solo tempo. L'unica pubblicità che funziona è il passaparola. Il passaparola. L'unica pubblicità. L'unico modo per far capire alla gente che cos'è il giudice. Per ottenere questo, noi dobbiamo relazionarci con i genitori, perché la mamma, quando entra in una palestra, non sa niente del giudice. Se ne frega di osotocarlo, se ne frega di ideasci barai. Non sa niente, però la mamma, state certa, sa valutarvi, sa capire in tempo brevissimo con chi ha a che fare, che cultura ha, che capacità di relazionarsi col bambino. Queste le mamme sono bravissime, e quando una mamma si trova ad avere a che fare con un maestro, quando va a casa si incontrerà con amiche, parenti, eccetera. E qui si allarga la nostra base, diciamo, di conoscenza. Ed è l'unico modo per farci conoscere. Quindi questo è un aspetto esponenziale della pubblicità. Però attenzione, così come è positivo, è così anche negativo. Ecco perché l'attenzione della federazione, perché una mamma che è insoddisfatta del maestro, è insoddisfatta dell'andamento della palestra, non cambia palestra, cambia sport. E noi ci troviamo a perdere ogni anno molti, molti, molti giovani atleti che, non trovandosi bene, cambiano disciplina. Proprio perché la conoscenza del judo è così limitata che nessuna mamma riflette su alcuni aspetti che si sono determinati, ma semplicemente dirà: vabbè, il judo non fa parte, non è adatto per mio figlio. Quindi noi ci troviamo in questo problema, ed è un problema che dobbiamo affrontare, e la si affronta con la qualità delle nostre relazioni con le famiglie, con la nostra capacità di individuare alcune cose nei bambini, perché non è che la guarda soltanto la mamma, anche se magari può essere anche piacevole, ma dobbiamo valutare entrambe le cose. Quindi adesso io man mano vado, ribadisco il fatto che questo lavoro è riferibile soltanto ai ragazzi da 4 ai 10 anni. Da quella fase in poi non abbiamo proprio. Allora, la quasi totalità dei genitori che portano i propri figli nelle nostre palestre lo fa perché vede nel judo, per nostra fortuna, una disciplina capace
di racchiudere in sé tutte le esigenze educative, comportamentali e psicomotorie, fondamentali per una crescita di famiglia. Allora noi dobbiamo cominciare a dare risposte a questo, perché la mamma vuole questo. In un momento sociale come quello che stiamo attraversando, dove i bambini stanno ore e ore con gli smartphone, con i computer, si sono aumentate in maniera enorme le patologie psicologiche e fisiche dei bambini. Le mamme a loro volta sono impegnate per il lavoro, per cose loro, eccetera. Quindi portano i bambini a fare judo, perché vedono nel judo, come dicevo prima, aspetti positivi. E noi dobbiamo dare queste risposte. Cioè, quando un maestro non è capace di capire se quel bambino ha problemi di autostima, cosa molto importante, la maggior parte dei bambini che viene in palestra soffre di questo, in genere dicono è timido, non è timido, non ha stima di se stesso, perché i genitori non sanno più fare i genitori, perché la vita che si prospetta davanti non è più quella che noi siamo abituati quando eravamo bambini. Adesso i bambini stanno chiusi in casa, sono bamboccioni che stanno là a fare. E vede, le mamme vedono nel judo un presidio educativo fondamentale. Allora mettersi lì a fare uchikomi per mezz'ora un bambino significa perderlo e non serve a niente e a nessuno. Dobbiamo essere capaci di attrarre i ragazzi e allo stesso modo attrarre i genitori. Il primo che non si deve annoiare è il genitore in palestra. Se si annoia alla prima occasione che il figlio dice mamma non voglio, dice vabbè andiamo la prossima volta, e quello è l'inizio della fine della storia judoistica di quel bambino. E tutto questo noi lo dobbiamo, volevo aggiungere una cosa, che dato il livello che siamo, il livello di esperienza, di grado, queste cose che io vi dico sono cose che sono accadute a tutti quanti voi. Io non sto inventando niente, questo è il frutto, io insegno da 50 anni, è il frutto di tanti anni di errori. Qua, ho letto sulla somma, che cos'è la vittoria? È la somma di tante sconfitte. E uno come me, che tiene 75 anni, l'unica cosa che può fare adesso nel judo è quello di dare buoni consigli. Non posso più dare cattivi esempi. E questo prendetelo come proprio per quello che ho detto, sto dando dei consigli a chi queste cose le ha viste, ma non le ha teorizzate. Io parlavo prima con Pino Russo di questa cosa. Prassi, teoria, prassi. È un concetto che pochi sanno, ma che tutti quanti noi poi alla fine ci abbiamo a che fare. Che vuol dire? Noi, adesso lo porto nel judo, durante l'allenamento improvvisamente mi viene un lampo di genio, faccio fare una cosa che i ragazzi si divertono. Ok, finisce la lezione. Il giorno dopo io non la posso, non la vado a ripetere più, perché me la sono dimenticata. Quindi è uscito fuori dalla pratica un modello di allenamento vincente. Adesso quel modello deve essere teorizzato, cioè scientificamente ognuno deve dire cosa ho fatto perché questo allenamento ha avuto successo, che cosa ho detto perché questo allenamento ha prodotto interesse nei genitori. Ci saranno delle risposte e quindi dalla pratica si passa alla teoria. La teoria, quindi, io adesso sono capace di tramutarlo un'altra volta in pratica e replicarlo. Noi facciamo delle cose straordinarie, ma dopo due giorni non siamo in grado di replicarlo, perché è venuta d'istinto. Invece quando viene una cosa d'istinto
dobbiamo avere la capacità di teorizzarla. E questo è fondamentale per tutto quello che poi io dirò successivamente. Allora, io qua poi troverete scritto, diciamo, in maniera più... Quindi instaurare con i genitori un rapporto che permetta di tranquillizzarli, di informarli di tutti gli strumenti educativi che saranno messi in atto. Molto spesso, almeno ci stanno palestre, noi i genitori non li accettano. Io personalmente, se non ci stanno i genitori, non comincio qui, perché la mia lezione è rivolta ai bambini che non capiscono quello che dico, ma io parlo ai bambini per far sapere cosa faccio. Mettere 20 bambini, uscire o bene, e il rumore fa sobbalzare di paura le mamme e i bambini, è una stupidaggine. Prima di fare quello, ragazzi, adesso facciamo una cosa che si chiama uscire o bene, che produrrà tanto rumore, ma il rumore non è determinato dall'impatto del corpo, ma dalle mani che eliminano le vibrazioni che arriverebbero al cervello. Così che si fa? Si toglie la paura successiva e si dà un'informazione non ai bambini che hanno usato che cosa sono le vibrazioni, ma alla mamma che si tranquillizza e allo stesso tempo comincia a vedere nel maestro una persona che oltre a sapere la tecnica è capace di diffondere la nostra cultura giudaistica nel modo giusto. E così si incomincia ad avere un rapporto, un feeling con queste persone e man mano, vi assicuro, si crea un clima all'interno della palestra straordinario. L'importante è dire cosa fa, cosa si fa. L'importante è dire cosa si fa. Cercare durante la lezione di dare dei suggerimenti non fisici, morali. Per esempio, mentre c'è un ragazzo che non mette lo sgambetto, chi è stato? Trovate sempre quello che dice, è stato lui. Bene. Pigliate lo spione, fai 10 flessioni. Dice, ma io non ho fatto niente. Fantaspio, che è molto più grave dello sgambetto. Questo fatto che sembra da niente nel genitore entra un messaggio preciso. Qui mio figlio, oltre a rafforzare il corpo, diventa un individuo, diventa una persona, diventa un bambino a cui vengono date le giuste indicazioni educative. E così io qui potrei dirvi, posso assicurare per ogni cosa di questo, perché questo lo faccio da anni, ho tutte le risposte che sono state capace di dare, però io non dirò niente, perché il judo è uno sport soggettivo, molti se lo scordano. Il maestro deve indicare i principi. E poi gli allievi devono lavorarci su questo, devono conoscere bene i principi. Il judo, se io vengo qui e faccio vedere quello che so fare io, e quello che so fare io, che non è detto che voi possiate farlo, perché una qualsiasi tecnica si modella, no? Sulla struttura di ognuno di noi, sia mentale che fisica. Allora, partite da questo concetto, partite dal concetto di dare i principi sia sul piano tecnico, sul piano fisico, ma anche i principi sul piano del vivere bene, del creare cittadini per bene. È questo che vogliono i genitori da noi. Vogliono questo. Un bambino a 5 anni che non sa fare la sua gara, ma che se ne frega la mamma. E invece c'è qualcuno che si mette lì e insiste, scordandosi, per esempio, che l'insegnamento a quell'età può avvenire solo a imitazione, e soprattutto che l'attenzione del bambino non supera
il minuto o presso poco. Quindi se io mi metto a spiegare per 5 minuti ai bambini una cosa tecnica, sto parlando da solo, perché i bambini mi ascoltano ma non sanno di cosa sto parlando, non sono in grado di farlo. Questo è fondamentale. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, deve essere a imitazione. Io non so scordare, a neuroni. È una cosa scientifica. L'insegnamento a neuroni allo specchio. Aspetto, sì. È questo, cioè a imitazione. Invece di dire adesso porta il braccio lì, porta la gamba lì, adesso mi metto qui. Ragazzi, io personalmente uso anche il linguaggio dei bambini. Non dico fate, copiate quello che faccio, mi metto lì e faccio così. Vi assicuro, dopo 3 o solo gare che ho fatto, i bambini faranno o solo gare. Se cercate di insegnare in un altro modo, mettete tempo, perché non c'è la struttura cerebrale perché questo possa avvenire. Parlare per 3/4 d'ora ai bambini è tempo perso, perché loro non hanno questa struttura. Interrompere una cosa, riprenderla, insomma, l'allenamento non deve essere mai prevedibile. Chi viene a fare il judo, il bambino là sopra, e soprattutto chi sta lì a guardare, non si deve annoiare. Quindi ognuno di voi si mette un attimo a pensare. C'è chi già lo fa, attenzione, non è che c'è chi lo fa e lo fa bene, ma quanti di noi non lo facciamo? Questo è quello che io faccio molta fatica e vi assicuro, mi arrabbio anche molto, perché dico, ma è possibile che non si riesca a comprenderlo questo, che ci mettiamo ancora. Per esempio, non c'è effetto, ma io lo faccio spesso. Io a volte organizzo un allenamento, lo porto l'esempio di Fetto. Fetto ha una palestra nel Beneventano. A 7 km dal suo paese c'è un altro paesino, si chiama Monteroia. Su quel paesino fu scoperto un piccolo dinosauro, famoso Ciro, gli misero anche il nome Ciro. Quel comune ha creato un museo virtuale sui dinosauri, perché là era un parco, cioè stanno le impronte dei dinosauri, eccetera. Io spesso organizzo l'allenamento in comune con Fetto e poi porto i bambini a vedere i dinosauri. Spesso organizzo allenamento qui attorno e poi porto i ragazzi a vedere il museo archeologico virtuale, dove il bambino entra con la cuffia, una cosa meravigliosa, e vive da dentro l'evoluzione di Pompei. Mettere insieme sport e cultura, le mamme vogliono questo. Mio figlio è affidato a una persona che, oltre a buttare gente a terra, è capace anche di spiegargli qualcosa. Dobbiamo elevarci, altrimenti moriremo, perché la gente di essere buttata a terra o buttare a terra non se ne frega. Non so se... Allora, io sto accorciando anche un altro aspetto molto importantissimo. La gestione della lezione. La lezione deve avere un ritmo. Non è che diamo una coppa e facciamo una lezione, facciamo questo. Il maestro deve essere capace di capire quando il ritmo della lezione deve variare. Allora, attraverso un gioco, attraverso un cambiamento di qualcosa. Per esempio, io poche sere fa alla Partenope avevo una medaglia vecchia, l'ho presa,
ragazzi, perché voglio farvi una cosa, l'agonismo non è soltanto gara, l'agonismo è anche, vediamo chi fa le capriole meglio, vediamo chi fa la ginnastica meglio, vediamo chi fa più addominali, per esempio. Allora chi vince avrà la medaglia. Ho suscitato un interesse per niente, perché sono queste le cose che devono essere effettuate all'interno di una lezione. La lezione non deve essere mai monotona, mai mettere lì per 10 minuti un bambino a fare il pozzo che è un sottogario o un'altra cosa. È un suicidio. È un suicidio e non si insegna niente, perché dopo 2 minuti sopravviene la noia del bambino, che poi si accoppia a che cosa? Al maestro che con autorità, fate questo, l'autorità non serve, serve l'autorevolezza. C'è una grossa differenza tra l'essere autoritario ed essere autorevole. Pensate a questo. Cercate ognuno di voi la risposta a questo e cosa fate per diventare autorevole. È fondamentale. Il bambino deve stare lì e deve essere, come dire, attraverso la vostra presenza. Deve avvertire tutto questo. Non con l'autorità. Fai questo, se no ti impisco. E autorità non serve a niente e non produce nemmeno rispetto, molto spesso produce cose molto più diverse. Allora, la lezione deve essere, già l'ho detto, varia e imprevedibile. E quando parliamo di giochi, ogni gioco che si fa deve essere propedeutico alla tecnica, aggiungo, non è che giochiamo, mettiamo là il pallone, ci facciamo la partita di pallone. Ogni gioco deve essere proprio identico. Deve essere proprio identico al gioco, in modo che poi questo bagaglio motorio ce lo troviamo quando poi servirà per fare altre cose. Rigidità propositiva, questo è un altro aspetto. Io sto sul tappeto, giochiamo. Allora i ragazzi a Moino, io a volte faccio fare a Chiapparelli, i bambini devono sapere e capire che c'è il momento del gioco e il momento dove il gioco finisce. Ed ecco che qui entra l'autorevolezza. Basta ragazzi, adesso si fa un'altra cosa. Adesso ragazzi giochiamo e magari mi metto a giocare pure io insieme. Cioè queste sono le condizioni basilari per dire io sono un maestro, altrimenti si è un'altra cosa. Gli inglesi credo che l'abbiano capito molto bene, infatti il maestro è il teacher, l'allenatore è il trainer, è farata cosa. Noi se dobbiamo fare i maestri, dobbiamo fare i maestri. E il maestro deve avere una completezza fondamentale. A questa età che sto parlando, la conoscenza del judo è importante al 30%. Il 70% richiede altre qualità, quello che molto spesso manca. Magari siamo capaci all'80% di fare giù, siamo bravissimi a fare gente a terra, a vincere, però poi ci mancano queste cose. Invece a quest'età, e ricordo che questa è l'età della maggiore utenza, stiamo parlando del 90% della nostra utenza, non il 3%. L'agonismo va fatto nei centri specializzati, stanno palestre che specializzate in questo, sono bravissimi, e l'hanno fatto. Quindi stanno a mettere le basi per altri discorsi, ed è quello che poi ci resta nella nostra palestra. Sul
sotto l'aspetto umano, sotto l'aspetto diciamo, professionale e anche sotto l'aspetto finanziario, perché sono quelli che portano la retta mensile che ci vanno a dare. Per finire, dicevo prima, neuroni a spegne, è l'unico caso che porto la mia esperienza in questo caso. Io ai bambini piccoli, piccoli, dai 4 ai 6 anni, non insegno niente a voce, a me basta un pezzo di gesso. Io sul tatami posso disegnare tutte le tecniche del doppio, tutte. Si mettono i bambini, i piedi qua, i piedi là. Uno, e mette il piede sul segno che io ho messo. Due, mette il piede. Tre, butta a terra. Questo, ma serve pure a facilitare il vostro lavoro. Questo, che se nasce pure da, diciamo, dalla vecchiaia, dalla stanchezza, uno non c'ha mai più. Il segno, metto i segni, te lo tocci. Ho uccidato, tutto sui segni. Dopo una settimana di questo lavoro, cambiando tecniche, prendo il ragazzo, soprattutto quello che ha bisogno di essere aiutato sull'autostima. Intanto, precedentemente, quel ragazzo, invece di metterlo nel gruppo come gli altri, dico oggi fai il capofila. E si mette lì e deve dire remi. Per quel ragazzo è una vittoria fondamentale. Quando dico alla mamma affidate a questo bambino qualche compito semplice a casa, come dire mi raccomando oggi guarda a tua sorella, il bambino percepirà che la mamma ha avuto fiducia in lui. E da lì nasce poi la soluzione. La stessa cosa la fa il maestro. Mettiti a fare il capofila. Il maestro ha avuto fiducia in te. Quando lo acchiappo qui e dico, ma adesso tu hai imparato come si fa lo sottogare? Sì, gli do il gessetto. Disegna il sottogare. Se disegna un sottogare, ha imparato il sottogare. Se non lo fa, deve continuare un altro po' a farlo. Provateci, vedete che troverete giovamenti enormi, enormi. Basta un pezzo di gesso, disegnare i quattro piedi, semplice, cioè tutto quello che mi sto dicendo, semplice, però richiede attenzione. Siamo quasi arrivati. Poi arriviamo a 10 anni e c'è l'affaccio alla voce. Cosa fondamentale, quel bambino che si presenta alla prima gara, magari anche importante con tanta gente, quel bambino deve arrivare alla gara, al di là dell'aspetto fisico, che prima di quella gara, il bambino e la famiglia deve capire soprattutto l'importanza educativa della sconfitta, non della vittoria, della sconfitta. Il bambino deve capire che se viene sconfitto non è perché quel bambino ha fatto un imbroglio, come spesso si dice, o perché l'arbitro è stato disonesto o disattento, o perché chissà che è successo, no. Il bambino perde e deve dire a se stesso forse quello è più forte di me. Fa parte della vita trovare uno più forte. Dovete dirlo. Quello ha vinto, non perché ha fatto un imbroglio, si è allenato più e meglio di me. Solo così si riesce ad andare avanti. E vedrete che anche la sconfitta non si riverberà contro di voi. Nessuno dirà, maestro, ma tu non sei bravo. Perché molto spesso il maestro di fronte alla sconfitta del proprio allievo dice, là non gli sa come gli hanno fatto. Quello pesava 3 kg in più, è solo un modo per Minusso, attenzione, l'abbiamo fatto tutti quanti, a cominciare a me prima,
È chiaro? Quindi l'abbiamo fatto tutti, vabbè, chi l'ha fatto l'improprio, hanno fatto quello, invece no. Se noi preventivamente facciamo capire che la sconfitta è un momento di crescita e non un momento di disappunto, allora a quel punto questo ragazzo andrà a fare le gare con una serenità intellettuale diversa. E qui a questo punto abbiamo risolto quasi tutto. Potrei ancora parlare, però i tempi stringono, ci sono gli altri colleghi che devono fare. Io vi ringrazio dell'attenzione.